dico subito. No, allora non vi inquadro. Allora, vediamo un po' quanti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, vedi, ci sono già 10, 14. È la miseria. 15. Buongiorno a tutti, carissimi web spettatori, web Web spettatrici. spettatrici. Sì, io ho la S sibilante. Allora, eccolo qui. Ciao Walter, vuoi fare un saluto? Buongiorno ragazzi. Sì, no, tutto bene. Hai dormito bene, sì? Benissimo. Ok. Fantastico. Buongiorno. Il mattino allora in bocca. Allora, ragazzi, sono già 37 e non vi aspettate nulla, guardate che Beppe non c'è, vedi, la sedia è vuota perché non è ancora sceso. Quindi niente, questo qui è un mi scappa la diretta un po' sui generis, non so che cosa è successo nel mondo, potrebbe essere scoppiata pure una bomba a Hiroshima, Nagasaki, non lo so, non ho ancora acceso il giornale, telefono, niente. Era solo perché questo qui più o meno è l'orario in cui normalmente faccio i mi scappa la diretta e allora sono qui. Magari poi vi do un aggiornamento sul viaggio. Comunque, niente, stiamo facendo colazione. Più tardi partiremo. Qua ci troviamo a Udine. Beh, Udine ieri è andata molto bene. Sì, a Udine c'era, a parte che mi sono spaccato una rotula e un costato, cioè una costola, per il resto è andato tutto bene. Non so, magari avete anche sentito il bestemmione in diretta, ma purtroppo stavo salendo sull'ape che faceva da palco e non ho capito che il gradino era un po' più alto. Mi sono proprio sfracicato a terra. Vabbè, comunque è andata bene, dai, niente di grave. Niente, fra poco partiamo, andiamo in direzione Milano, dove scenderemo io e Pietro, e poi Beppe e Walter proseguono fino a Genova. Magari più tardi ci rivediamo e vediamo qualche aggiornamento, vediamo se abbiamo dei dati sulla raccolta delle firme dal resto d'Italia. Comunque, ieri a Udine e a Trieste è veramente uno spettacolo. C'erano due piazze gremite, sembrava proprio il comizio di chiusura della campagna elettorale. E invece era solo per la raccolta delle firme. Va bene, ragazzi, per il momento vi saluto, loro un abbraccio, e ci vediamo più tardi sicuramente, dai, durante il viaggio magari facciamo ancora una scorribanda. Vediamo quanti siete. La miseria, 106. Ecco, vi faccio salutare anche, vuole salutare i nostri 106 ascoltatori? Siamo in diretta. Si 106. avvicini, venga, venga. Come si chiama? Mavi, ecco, un saluto da Mavi. Da Udine, ok? San Daniele, vero? Vabbè, San Daniele. Ah, ecco, vi faccio vedere, guardate, qua siamo nella patria di sta roba qui, guardate che bellezza. Ecco. E ce l'ha? Ce l'ha il prosciutto intero? Dai, vi faccio vedere un prosciutto intero. E vabbè, non c'è problema. Allora, andiamo a vedere sto San Daniele. Ecco qua, aspettate, vi faccio vedere il San Daniele dal vivo. Cioè dal vivo, il San Daniele ormai è morto. Perché era vivo prima che diventasse prosciutto. Guardate che bellezza. Ecco qua, vedete il San Daniele? Ecco qua. Vedete quanti Sono ce ne veri, sono? questi. Sono veri, sì. Sì. Guarda qua. A posto, abbiamo fatto un po' di pubblicità progresso. Certo, questi qui prima erano degli animali veri e adesso, poveracci, hanno fatto questa fine qui. Va bene, grazie mille Mavi, arrivederci, arrivederci. Bene, così avete visto insomma un po' di prosciutti messi lì tutti in fila. Ok, allora vi saluto, per il momento è veramente tutto, ci vediamo fra un po', non lo so, non vi do un appuntamento preciso. Vediamo, quando siamo in macchina, magari facciamo una scorribanda, se possibile vi faccio pure dire qualcosa da Beppe se ne ha voglia. Vi saluto allora, un abbraccio, a più tardi, ciao ciao.